I residenti lamentano la situazione che da diverso tempo prosegue nei giardini adiacenti la chiesa in zona Vallato a Fano. In particolare alcuni giochi per bambini presentano segni di atti vandalici di alcuni gruppi di ragazzi che durante le ore serali bivaccano nella zona distruggendo le strutture nel parco, come questi cubi danneggiati e un seggiolino di un'altalena quasi staccato. Nella nostra zona purtroppo sono stati molto abbandonati i giochi e non vengono mai comunque a risistemarli, la recinzione comunque qui è stata rotta da tanti anni, abbandonata, visto poi l'asilo, di fianco i bambini sono piccoli, vengono a giocare, le panchine non ci sono più, i bidoni sono sempre molto pieni e mai lasciati, sempre lasciati comunque all'abbandono. Questi qui non vedo che sono rotti, poi cosa hanno rotto in giro non lo so, forse sono più di là, dalla parte di là che i ragazzi la sera si sente un gran schiamazzo, probabilmente, però qui, proprio qui non penso che ci sia niente di particolare. Io quando vedo sti bambini di questa età qui non succede niente, poi alla sera quando è notte si sono quei più grandi, quello che succede non lo so. Le segnalazioni ci portano anche in un'altra struttura attrezzata a San Lazzaro, dove questa mattina alcuni operai hanno provveduto alla sistemazione di un foro della struttura che fino a poco tempo fa era stata delimitata e chiusa dalle transenne, impedendo di fatto l'accesso all'area giochi. A poca distanza invece si vedono segni di abbandono di bottiglie di vetro lasciate per terra.